Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come promesso, il video post Juventus-Inter, finale degli Under 16. Ha vinto l'Inter, ha vinto 3-0. Rammarico e tanto, perché alla fine comunque, andando a vedere nelle varie Under, abbiamo portato tante squadre nel Final Four, però a oggi titoli giovanili 0. E questo è un bel rammarico. Oggi si sapeva che sarebbe stata dura. L'Inter è più esperta e più forte e ha vinto di esperienza, però ecco, diciamo che la speranza era quella di riuscire a fare il colpaccio, cioè la speranza ce l'hai, anche perché comunque la Juve è forte, non era assolutamente male. Però l'Inter ha colpito dopo 10 minuti e la Juve non è stata capace di riuscire, nonostante buone occasioni, a trovare il pari. Poi sul 2-0 la partita a 10 minuti dalla fine era finita, l'Inter ha fatto anche il terzo, ma la partita sul 2-0 possiamo dire che era già finita, insomma. L'Inter vince un altro titolo giovanile, il quarto, e ragazzi, cosa vogliamo dire? Abbiamo vinto la primavera, Under 15 femminile e Under 16. Cioè noi in questo momento a livello giovanile da loro dovremmo, non lo so, capire certe cose. Di sicuro sono due strategie diverse. L'Inter che tiene giocatori esperti in ogni categoria per rimanere competitiva in ogni categoria. La Juve che li sostituisce ogni anno mettendo delle squadre sempre indietro con qualche anno. E sicuramente l'Inter è più competitiva però così. E la Juve invece rimane una squadra che con questo modo di pensare porta i giocatori prima dell'Inter ai vari prestiti, alle varie squadre, diciamo ai vari giri, cioè prestito al Sassuolo, prestito al Palermo, prestito in giro. L'Inter li ritarda un po' questo, insomma, quindi la Juve li fa maturare prima. Il problema è che maturare prima, giustamente, poi quando li affronti nei campionati giovanili pigli mazzate, perché comunque poi è logico. E niente ragazzi, io sulla partita di oggi c'è poco da dire. 3-0, poi ripeto, io l'ho vista e la Juve non ha giocato male, però la palla la devi buttare dentro. L'Inter d'esperienza l'ha buttata dentro due e lì la partita era finita. Cioè c'è poco da dire, l'Inter è stata più esperta e più forte e basta. Mi dispiace per i ragazzi, perché comunque quando arrivi in questi campionati comunque lavori tutto l'anno per giocarti tutto in una partita, però alla fine l'Inter ha dimostrato di essere più forte, quindi c'è poco rammarico, ecco. Sono più rammaricato per ieri, la sconfitta delle Under 15 mi ha rammaricato di più, perché ero convinto che le ragazze dell'Under 15 potessero farcela. Detto questo, adesso io vi saluto, vi do appuntamento domani con la finale del campionato primavera femminile, Juventus Pink Bari, è impresa difficilissima per le ragazze, staremo a vedere. Lunedì sera andrà invece in onda il video sul bilancio del mondo bianconero, cioè il bilancio della Juventus a 360 gradi, parlando di tutte, anche delle under e quindi anche al settore giovanile e women giovanili, insomma il bilancio totale. Mi piace fare for special, mi piace fare un bilancio globale e faremo questo bilancio. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao.